Corsi di primo soccorso obbligatori nelle scuole e nei luoghi di lavoro e sì alla riapertura delle case chiuse con il divieto di esercitare la prostituzione in strada, un business che in Italia è stimato in 3 miliardi e mezzo di euro e che coinvolge 70.000 prostitute e 9 milioni di clienti. Questi gli obiettivi delle due proposte di legge di iniziativa popolare, Batti un colpo, salva una vita e Via dalla strada, promosse da Altra Destra, il partito di Sveva Belviso, nato in città a fine aprile. 65 sinora le firme raccolte a favore delle due petizioni, grazie all'impegno dei componenti del nucleo giovanile del partito che si sono ritrovati sabato mattino al mercatino settimanale di Pian del Lago per far conoscere e promuovere l'iniziativa. La proposta di legge innanzitutto parla proprio della sanità all'interno dei posti di lavoro, della sicurezza. E una proposta di legge prevede proprio che all'interno delle strutture finalmente si cominci a parlare della vera sanità. E parlare di vera sanità significa proprio dotare tutte le strutture di defibrillatori automatici, rendere obbligatoria la presenza del DAE, che sarebbe proprio questo defibrillatore che salva la vita a una persona. E quindi mette anche i lavoratori in condizioni di sicurezza. Poi chiaramente anche l'estensione dei corsi di formazione, sono tantissime iniziative proprio per migliorare anche le condizioni di sicurezza. E chiaramente l'estensione dei corsi di formazione da 12 a 16 è un'altra proposta che viene integrata all'interno del disegno di legge e chiaramente aiuta anche all'interno delle fabbriche a raggiungere un nuovo elevato grado di sicurezza. Quindi questo è quanto. Poi c'è la seconda proposta di legge che invece tratta proprio della riapertura delle case di tolleranza, chiaramente rivisitata, perché in questo caso noi garantiamo sicurezza a queste ragazze che giustamente sono vittime di una tratta, che vivono sempre in condizioni disumane perché sono sfruttate dalle mani della mafia locale. Noi dobbiamo combattere questo sistema che non va più. Dobbiamo combattere la mafia che si impossessa della prostituzione e ne fa una fonte di arricchimento personale. Quindi noi siamo qui pronti a combattere e dobbiamo alzare sempre in alto il vessillo della legalità. Con la riapertura delle case chiuse noi garantiamo il controllo delle forze dell'ordine che arrivino proprio a controllare questi luoghi, a garantire una determinata sicurezza e poi soprattutto anche dei controlli sanitari, aprire una partita IVA, quindi tassare il fenomeno e poi soprattutto anche controllarlo e cercare di ridimensionarlo qualora sia possibile farlo. Quando noi raggiungeremo chiaramente le 50.000 firme, noi presenteremo queste proposte di legge e qualora venga raggiunta la cifra saranno inviate a Roma, dove poi si procederà poi per le votazioni per vedere se poi i disegni di legge passano.